niente, se mi firmi questo, cioè non hai le cose di banca, me le mandi via mail, oppure se te lo ricordi ma dopo, quando abbiamo fatto. Grazie. Grazie. Buonasera, benvenuti a tutti e grazie come sempre della vostra folta e calorosa partecipazione alla rassegna I Maestri del Tempo, che è giunta al terzo anno e per questo terzo anno al suo terzo appuntamento. Alla mia destra abbiamo con noi oggi Angelo Mazza, diciamo studioso che non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per il pubblico riminese, perché è stato con Pier Giorgio Pasini l'autore e il curatore della grande mostra 600 Inquieto, arte e cultura Rimini tra Guido Cagnacci e Guercino, ed è stato per noi, anche per noi della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, sempre con Pasini, il catalogatore delle opere della Fondazione, lo schedatore, l'attento studioso. E ho avuto l'occasione di ascoltare il professor Mazza proprio nell'ambito della mostra 600 Inquieto, negli incontri preparatori che andavano in qualche maniera a costruire una cornice di conferenze, di lezioni, di studi, di approfondimenti intorno al 600. E il professor Mazza affrontò il problema appunto del 600 veneziano in terra di Romagna, in particolar modo a Rimini, e fece un accenno ampio, ma come posso dire, che mi lasciò l'appetito, su un autore, Paolo Piazza, diventato poi predicatore cappuccino, quindi fra Cosimo da Castelfranco, che è l'autore della più ampia pala del 600 presente a Rimini, quella che si trova a San Giovanni Battista, ed è la pala dei Santi Riminesi. Una pala fascinosissima perché assolutamente misteriosa nella sua disposizione, curiosa nella sua lettura, e che mostrava già nel 1611, uno dei lavori ultimi, no, di Paolo Piazza, mostrava già la complessità della cultura di quest'uomo. E quindi io ero convinto, insomma, che ci fosse una necessità di approfondirlo in maniera più radicale, dedicandogli un'intera lezione. E il professor Mazza ha fatto la gentilezza di essere qua con la sua competenza, una competenza duplice, perché noi lo conosciamo come storico dell'arte, proprio come storico dell'arte è autore di una monografia su questo pittore, una monografia bellissima che come me è amante delle ricerche nei mercatini consiglio di acquistare, perché è veramente una meravigliosa visione su questo spaccato di storia dell'arte, ma anche di storia della cultura, di storia della religione. E il professor Mazza però ha anche avuto una formazione filosofica, quindi diciamo, per me è un motivo di particolare simpatia. E in questo senso deve analizzare un pittore che è artista, ma in qualche maniera anche pensatore, in quanto uomo di religione, ma anche uomo appunto che ha vissuto nella più alta e bizzarra fra le culture europee, che è quello della corte di Rodolfo II in Boemia. Però detto questo, e ringraziando il professor Mazza, non dico più altro, lascio a lui la parola in modo da non far perdere, non farvi perdere tempo e poter ascoltare in maniera appunto dettagliata questa relazione che io desideravo tanto. Lo ringraziamo con un applauso e iniziamo la lezione. Beh, sono io che ringrazio tutti i presenti, perché non è consueto vedere che addirittura c'era la fila in attesa di salire delle scale per raggiungere un posto. Quindi vi complimento anche per l'attenzione che il pubblico riminese ha per l'attività della Fondazione. Con molto piacere ho accettato l'invito, anche per altre ragioni si viene volentieri a Rimini, ci sono amici, insomma ci sono conoscenti, e poi ogni volta incontro con piacere Pier Giorgio Pasini e si fa una passeggiata e una conversazione sempre molto, molto gradevole. Allora, Paolo Piazza, pittore un po' singolare, nel senso che sì, un pittore veneto, ma un pittore sostanzialmente apolide, perché è un pittore itinerante.
Può essere che questo sia il quadro più bello che ha eseguito. Ne vedremo anche di interessanti, di molto belli, altri molto meno. Ma questo è uno dei quadri forse più impegnativi della sua attività. Si spiega appunto con la sua appartenenza all'ordine cappuccino e quelle ramificazioni che ogni ordine religioso ha con le diverse sedi, con i diversi conventi antichi o di nuova fondazione. E questo quadro è anche molto impegnativo per il pittore. Deve averlo eseguito a Parma intanto, non è rimasto a lungo a Rimini. A Rimini forse passa quando da Parma deve raggiungere Roma. È curioso che la storia dell'arte fino a poco tempo fa non si sia interessato se non molto tangenzialmente di questo artista, e qualcuno forse pensa ancora che era bene dimenticarlo perché ha avuto anche dei giudizi un po' sprezzanti. Io invece mi interesso molto, non dei grandi artisti, anche se chiunque di noi insomma ama Raffaello, però magari mi appassiono di più davanti a una pala come questa che non alla trasfigurazione di Raffaello, che insomma abbiamo visto da quando siamo nati. E quindi è sorta l'idea di studiare questo pittore, perché il fatto che non sia legato a una scuola specifica, è un pittore veneto, ma dopo un po' rinnega quasi totalmente la sua formazione veneta. E quindi non si lega a quella storia dell'arte territoriale per scuole, i grandi maestri della tradizione veneta, i grandi pittori bolognesi oppure romani. Questo qualcuno l'ha studiato, come Pallucchini ed altri, perché è nato a Castelfranco Veneto e quindi la sua formazione è inevitabilmente quella dell'ambiente veneziano, anche molto importante, di fine Cinquecento, però lascia presto la sua piazza. E se si guarda i luoghi che ha raggiunto e i committenti che ha avuto, beh, si resta strabiliati, come se neanche Caravaggio ha avuto committenti così importanti, perché ha dipinto quadri per San Giorgio a Venezia, è stato richiesto dall'imperatore Rodolfo II in una delle corti più raffinate per quanto riguarda la cultura artistica, la produzione degli oggetti, a Praga. I suoi quadri sono nelle chiese di Monaco di Baviera, Innsbruck, Linz, Graz, in Austria. Sono a Roma, anzi, c'è la ragione per cui passa per Rimini è che è obbligato a lasciare Parma per raggiungere Roma, dove è chiamato da Paolo V Borghese, uno dei più grandi mecenati, papi di primo Seicento, e esegue la decorazione del suo palazzo. Insomma, i suoi quadri si trovano in luoghi anche di grande importanza, ma nel corso del tempo si è quasi dimenticato della sua esistenza, e se non fosse stato per certi studi dei padri cappuccini, tipo padre Davide da Portogruaro, che ne fa una piccola monografia negli anni 30, in seguito la storia dell'arte non si è molto accorta di questo pittore, perché è un pittore che così bizzarro, singolare, un pochino fuori dal suo tempo per la mentalità che noi abbiamo in questa evoluzione dal manierismo al naturalismo dei Carracci al realismo di Caravaggio, e questo attraversa questo tempo ignorando totalmente la presenza di Annibale Carracci a Roma, così come potremmo dire anche dello stesso Caravaggio, ma pur conoscendoli evidentemente aveva una sua linea culturale, una sua formazione che gli consentiva di proporre o di continuare su modelli precedenti, ma con una bizzarria, con una singolarità molto speciale, perché un quadro come questo è già un quadro piuttosto raro. Beh, innanzitutto l'iconografia è un quadro solenne, viene dalla chiesa dei Cappuccini di Rimini, una chiesa che era stata fondata pochi anni prima, il quadro del 1611 come è stato detto. La chiesa, la prima pietra viene messa nel 1605, e ci sono storici riminesi che ricordano una grande processione lungo le strade addobbate con dipinti, più di una processione fino alla posa della prima pietra e poi la costruzione della chiesa e infine questa
questo che doveva essere il quadro primo che raggiunge la chiesa dell'Immacolata Concezione o dei Cappuccini. Sull'altare maggiore viene collocato questo dipinto nel 1611 e viene già ricordato nel 1616 da Raffaella Di Mari, che dice: in 4 anni si è fatto un bellissimo e gran convento con una nobile chiesa di quella sorte che conviene a tal religione, cioè i Cappuccini, la quale ha 3 belle cappelle con bellissime ancone et ornamenti, oltre la maggiore, che è adornata ad una bellissima e gran tavola. Allora tavola si intendeva para d'altare, e in realtà poi una tela, venuta questo anno 1611 dalla città di Parma, fatta con gratissima e spirituale invenzione e di molto artificio per mano di un reverendo padre di quella religione, nella quale si vede dipinto la Santissima Concezione incoronata di 12 stelle, e altro, insieme con la pianta dell'illustre città nostra di Rimino, tutta sostenuta da 5 santissimi protettori di essa, cioè San Gaudenzio, San Giuliano, Sant'Antonio da Ulisbona, detto da Padova, Santa Colomba e Santa Innocenzia. Ecco qui la serie dei santi protettori che sostengono il modelletto della città, dove si riconosce l'Arco di Augusto, la chiesa di San Francesco, il Tempio Malatestiano e qualche altro campanile. Ma la bizzarria forse si estende nella parte superiore ancor più evidente. Un Cristo che vedete a sinistra, che è rinsecchito come un'anacoreta, come una sorta di eremita, soltanto con un drappo e quel profilo aguzzo, per nulla ricercato, non ricerca affatto nessuna bellezza in questa figura di Cristo, come se fosse una sorta di locusta, più un San Giovanni Battista nel deserto che non Cristo, sagome ritagliate contro un fondo luminoso, e ciò che è evidente è il cartiglio che si snoda, il volo misticheggiante di San Francesco in basso e la figura stagliata, anche lì in controluce molto forte, del Padre Eterno in alto. Si potrebbe anche tornare indietro per vedere tutta la scritta che gira come un cartiglio, circonda la figura della Vergine, l'Immacolata con le 12 stelle, la luna crescente al di sotto, cioè si bada soprattutto agli aspetti più iconografici, pur all'interno di un lusso sfrenato, perché voi vedete come il piatto su quale è appoggiato il modelletto della città è piena di ornamenti, anche i vestiti in tessuti d'oro con molti ricami, la corona per terra, insomma tutto è fatto di materie preziose. E in effetti questo signore veniva da poco tempo, aveva lasciato Praga, cioè quella corte imperiale di Rodolfo II, per vedere la differenza tra quel modo un po' allucinato di affrontare la tematica sacra e invece una compostezza più classica. Basta fare il confronto con un altro quadro che è sempre qui a Rimini, ora nella chiesa di Santa Maria della Colonnella, ma a sua volta era nella medesima chiesa dei Cappuccini, cioè dell'Immacolata Concezione, di questa chiesa fondata agli inizi del 600, arriva probabilmente qualche anno dopo la grande tela di Paolo Piazza, questo è il suo nome, ma entrando nella religione cappuccina si chiama Fra Cosmo da Castelfranco, perché Castelfranco Veneto è la sua patria. Basta fare il confronto tra i due e ci si rende conto, innanzitutto c'è un maggior contrasto di luce e poi le figure di Paolo Piazza sono come schematiche, leggere, quasi sono volanti, immateriali. C'è un disegno manieristico molto secco, pieno di angoli, di linee spezzate. L'altro invece ha una compostezza classica, una tornitura, un modellato molto più naturalistico e anche più accattivante, più sedicente, più sensitivo come percezione. L'altro quasi più misticheggiante,
galleggiante, più astrale, quasi di fantasmi che volano senza profondità. Sono come figure ritagliate, schiacciate tutte in primo piano contro un fondo luminoso, e mentre invece quello di Palma il Giovane, il dipinto di destra, lo si vede come ogni figura ha un chiaroscuro che la modella, c'è una certa sensibilità naturale, sono figure umane che vivono, che si possono toccare, anche i colori molto più vivaci e suadenti, così anche tutto l'impianto luministico. Eppure Paolo Piazza si era formato a Venezia come Palma il Giovane. Una delle sue prime opere è quella che noi vediamo in basso, che è il Battesimo di San Paolo. L'affinità con quello, con il grande dipinto di Jacopo Tintoretto, è solo superficiale, nel senso che entrambi sono nella stessa chiesa, e quando Paolo Piazza dipinge il quadro che vediamo in basso, ha presente, perché è già all'interno della chiesa, uno dei più bei dipinti di Jacopo Tintoretto, dove il Padre Gesù Cristo, che allarga le braccia, unisce in una sorta di unità spaziale, temporale, la scena dell'ultima cena. E invece, se si guarda il Battesimo di San Paolo, si vede come qualcosa di analogo nell'apertura delle braccia del celebrante, può ricordare Tintoretto, così anche l'impostazione un po' diagonale, basta vedere la pavimentazione. Ma Paolo Piazza è subito attirato dai dettagli, per cui in primo piano mette una serie di armature e subito dopo dispone con intenzione gli oggetti preziosi sui gradini, così come qui c'è il cane che guarda verso di noi, e poi fa i ritratti della famiglia con i bambini, e qui un'altra scena con carattere quasi aneddotico è la distribuzione del pane ai mendicanti. E insomma, questa unità, questa solennità, questo classicismo dell'impostazione compositiva di Tintoretto si perde, si frantuma in una serie di aneddoti, in una serie di attenzioni speciali e particolari, quasi più alla scena di genere, al ritratto, alla natura morta, senza quella solennità che era della compostezza della tradizione veneziana. E poi un caso analogo è anche questo, che è un dipinto che il pittore esegue prima di, come quello precedente, prima di entrare nell'ordine cappuccino. Perché si vedrà che questa bizzarria, che noi abbiamo già notato un po' nei controluce, in queste sagome ritagliate del quadro di Rimini, ancora non è presente in questi. Si può dire che soltanto con l'ingresso nell'ordine del Cappuccino, un po' avanti negli anni, verso i 30, 31, 32 anni, entra nell'ordine e la sua pittura si caratterizza in modo speciale, che ce la rende anche più facilmente riconoscibile. All'inizio la sua pittura si confonde in quella schiera di pittori tizianeschi, tintoretteschi, di cui era piena la città di Venezia alla fine del Cinquecento. Questo è un dipinto che si trova a Chioggia, nella chiesa di San Domenico, e la figura di sinistra del San Sebastiano ha ovviamente un modello tizianesco alle spalle. È ancora un omaggio di un giovane pittore che si forma ed è colpito, suggestionato dalla presenza della grande tradizione cinquecentesca. Però nello stesso tempo comincia dalla parte superiore questa bizzarria, questa stranezza, questa singolarità del pittore. E ancora più evidente in un altro quadro che si trova a Castelfranco Veneto. E qui ci si avvicina già come temperatura sentimentale, ma anche come astrazione rispetto alla realtà, alla natura, al quadro di Rimini. E in effetti voi qui vedete che già ci si disperde, o meglio, le figure anche qui sono tutte ritagliate in controluce e se si vedono alcuni dettagli sul fondo, sono addirittura gli angeli elettrizzati, spiritati. C'è qualcosa di allucinato che sempre più entra nelle sue invenzioni, nelle sue composizioni. Però in primo piano mette Davide, mette i padri della Chiesa, di nuovo l'Immacolata e lassù l'incoronazione della Vergine. E a destra la figura di San Michele Arcangelo, sempre minaccioso, con la spada, perché questi sono anche i tempi pericolosi per la Chiesa cattolica. E si vedrà come la spedizione, la partenza di Paolo Piazza
non parte perché è chiamato alla corte da Rodolfo II, ci arriva successivamente, ma il suo viaggio mitteleuropeo è piuttosto speciale. In realtà, entrando nell'ordine cappuccino nel 1597 e facendo la professione religiosa l'anno successivo, nel 98, per 3 anni non sappiamo più nulla cosa succede di lui. Evidentemente compie gli studi di filosofia, di teologia, probabilmente dedicandosi alla pittura, ma potrebbe anche aver sospeso la sua attività. È certo però che nel 1601 parte per questa spedizione nei paesi tra Tirolo, Austria, Boemia, Moravia, la Stiria, insomma tutte quelle regioni che erano sempre meno cattoliche, per arrivare fino a Praga, dove la corte imperiale era in mano ai protestanti, anche con personalità della cultura come l'astronomo Tycho Brahe. Ma insomma, la spedizione è quella di una sorta di riconquista al mondo, al cattolicesimo, di territori che erano ormai da decenni in mano ai protestanti. Bisogna dire che già nel 1575 l'arcivescovo di Praga aveva sollecitato da Carlo Borromeo la spedizione di 12 frati cappuccini perché con la loro predicazione riconquistassero questi territori, cosa improbabile e impossibile, troppo rischiosa in quegli anni, ed è solo nel poco prima della partenza di Paolo Piazza, verso il 97-98, che una personalità di primo piano dell'ambiente cappuccino, che è Lorenzo da Brindisi, nel 700 lo fanno beato e nell'800 viene canonizzato, diventa San Lorenzo da Brindisi, personalità di grande spicco sia per la sua formazione nell'ambito veneziano, studia filosofia e teologia tra la Venezia e soprattutto l'Università di Padova, ritorna a Roma, viene richiamato e ha grandi cariche finché a un certo punto guida questo drappello di impavidi, di coraggiosi che affrontano ogni rischio nel tentativo di riguadagnare appunto al cattolicesimo quelle terre inospitali e ostili nei loro confronti. Paolo Piazza li raggiunge dopo 2 o 3 anni. In sostanza Paolo Piazza, una volta che si forma un insediamento cappuccino, esegue i dipinti, la pala d'altare e altri quadri, sempre con un contenuto, diciamo così, quasi bellicoso, o meglio di affermazione di un'ortodossia militante ai limiti, ai confini con il mondo protestante. Questa è una pianta, figura e sito di tutta la Germania, con un bellissimo atlante disegnato da Silvestro da Panicale, con gli insediamenti cappuccini, non solo in Italia, ma nelle varie province. E allora è qui che avviene la vera trasformazione stilistica di questo pittore, che è tutt'uno con un messaggio religioso, cioè con le predicazioni. Prima arrivano i predicatori, dopo arriva il quadro che in qualche modo corrisponde alle predicazioni. Questo è un dipinto che sta a Vienna. Poi naturalmente i soggetti dei martiri, questi che sono a Monaco di Baviera, nella Frauenkirche, la decollazione di San Paolo a sinistra, il martirio di San Pietro, sempre con questo schema bizzarro, astratto, di sagome ritagliate, come un cartellonista che deve comunicare immediatamente attraverso le figure, i colori, anche in modo sgangherato o sproporzionato alle volte, ma con una intenzione di mettere in evidenza i dettagli principali del quadro. Ecco, un quadro come questo, che è anche tra gli esiti migliori di questa sua spedizione nell'area austriaca, e sta a Graz, ha quei medesimi caratteri che si diceva. Basta vedere anche lassù in alto di nuovo il modello della città, un po' come farà nel 1611 per la chiesa dei Cappuccini a Rimini, e di nuovo queste figure leggere, volanti, quasi oniriche, come dei fantasmi. Ecco, questa forse è la definizione più pertinente per i quadri, per i personaggi, e poi con una certa capacità anche grafica curiosa, ad esempio questa figura della pecorella vista di schiena, che compare anche in altri casi, come una specie di fumetto in un certo senso, perché deve comunicare subito qualcosa, e anche la certa espressività, un disegno schematico, geometrico,
e con l'esaltazione sempre di gioielli, cioè quel decorativismo di cui è densa la corte di Praga, perché per quanto avessero incontrato ostilità, il primo è anche Rodolfo II che intende scacciare i cappuccini dalla Boemia. Come si sa, era un monarca molto bizzarro, la cui mentalità era tutta piena di magia e di alchimia, e il suo comportamento era dettato più dagli alchimisti e dagli astrologi di corte. E ci sono delle testimonianze che, secondo la quale il nostro Paolo Piazza riesce a ottenere, a impedire che i cappuccini vengano scacciati, eseguendo un quadro che molto piace e che va incontro alla stranezza, alla bizzarria di questo monarca, di Rodolfo II. E nello stesso tempo Paolo Piazza non rinuncia a combattere i protestanti che siedono e che dominano nella corte di Praga. Giulio Mancini ci dà una descrizione di ciò che succede dopo il suo ingresso e soprattutto dopo questa dichiarazione di guerra nei confronti dei protestanti, perché alla corte dipinge un inferno e un paradiso, dove nell'inferno mette tutti gli eretici e il ritratto di alcuni segnalati che allora erano alla corte, che facendone risentimento appresso Sua Maestà volevano che si buttasse a terra, cioè che si venisse cancellato, poteva essere anche una pittura murale che venisse abbattuta, il che, non volendo fare, il nostro cappuccino soggiunse che le mani l'avevano fatte, che se castigassero e che le tagliassero a loro posta, ma lui mai le butterebbe a basso. Cioè non era disposto, più facilmente si faceva tagliare le mani che cancellare. E Carlo Ridolfi, ancora più esplicito, nel 1648 dice: arrecò ancora molto beneficio ai cattolici di quelle parti le opere che egli fece per quelle chiese, rappresentando la gloria che godono i fedeli in paradiso e ben serve un Dio in questa vita, e parimenti le pene, perché si sarà visto già in questi soggetti, come c'è sempre questa contrapposizione bene e il male, il diavolo che viene scacciato da San Michele Arcangelo, insomma c'è sempre un conflitto, un confronto. E dice: e parimenti le pene che provano gli nemici della fede di Cristo nell'inferno, tra i quali ritrasse Simon Mago, Ario, Nestorio, Donato, Sergio, Calvino, Giovanni Wiclef, Lutero, Erasmo, Giovanni Dus, Girolamo da Praga, Pietro Martire, il Vermigli, Teodoro di Beza, con altri eretici e istitutori di novelle sette che venivano tormentati con varie sorte di pene da demoni. Quali rappresentazioni ebbero tale efficacia che vi concorrevano molti popoli e, dimostrandosi in un l'alto quei tristi eretici, detestavano le brave operazioni loro, il che fece alcun buon effetto nei suoi seguaci, non avendo meno potere negli animi la pittura che gli scritti e le ragioni. Cioè, ci si rende conto anche del potere di persuasione, di pubblicistica cattolica fatta attraverso le immagini. D'altra parte, Rodolfo II, appunto sobillato dalla corte, aveva deciso di espellere. E Lorenzo da Brindisi, che aveva avanzato, aveva raggiunto per primo con questo drappello di coraggiosi le terre dei protestanti, era anche sul fronte di guerra contro i turchi. Abbiamo notizie che incitava i cattolici, i cristiani contro i saraceni nel combattimento, e anzi riuscì a svolgere a favore dei cristiani un combattimento perché li incitò a proseguire senza interrompere, che ormai arrivava l'imbrunire. E Lorenzo Brindisi dice, ad esempio, l'intervento negativo di Tycho Brahe nei confronti dei cappuccini, e dice che Tycho Brahe avvertiva Sua Maestà che si guardasse, perché doveva morire per mano di un mostro. E dimandato da Sua Maestà che mostro poteva essere questo, rispose Tycho Brahe che non aveva veduto cosa più mostruosa dei cappuccini. Il che all'imperatore, che era di natura tetrica e sopramodo malinconica, fece impressione grandissima e cominciò non solo a dire, ma a comandare ai ministri del regno che mandassero via i cappuccini. Insomma,
Paolo Piazza fa parte di questo gruppo ed è il supporto iconografico delle prediche attraverso le quali vengono riconquistati questi territori e si fondano i nuovi conventi, che con successo, per cui viene davvero riconosciuto il successo delle comunità cappuccine. Ora, in realtà il nostro pittore è in una delle corti più laiche e più licenziose che si potessero immaginare, e l'iconografia è sempre di questo genere, cioè in questo caso di Ulisse e Circe, ma il carattere licenzioso, le gambe che si intrecciano, e poi sempre questa magia e alchimia che fa sì che Circe appunto rappresenta le credenze dominanti nella corte, dalle quali la stessa mentalità dell'imperatore dipendeva, e non era certo l'unico l'imperatore in quell'epoca a credere ciecamente all'influenza degli elementi naturali e dell'uso che se ne faceva per trasformare anche i sentimenti e trasformare gli uomini. Ed è chiaro che Circe, questi sono i compagni di Ulisse che vengono trasformati in animali, questa metamorfosi tra l'umano e il bestiale. E questi, tra la licenza e le metamorfosi, è il clima che governa la corte di Praga. Ed è probabilmente lì che il nostro pittore comincia a elettrizzarsi, un quadro come questo. In sostanza prende parte, ma in interpretazione del tutto cattolica e anzi finalizzata a esempi quasi penitenziali e di meditazioni sulla pietà, sulla morte di Cristo, ma risente di questa stranezza, di questa bizzarria, diciamo così, di questa astrazione anche simbolica quasi, che domina la corte di Praga. Insomma, possiamo quasi dire che fossero tutti drogati in quella corte, perché è mentalmente elaborano delle immagini di una totale stravaganza. E il nostro sembra contagiato da questo clima di corte, ma lo riconverte, quel carattere più licenzioso, dominante, invece in termini di affermazione, di spiritualità, quasi di misticismo nei confronti dell'immagine. E questo è uno dei quadri più belli e più appassionanti di Paolo Piazza, il compianto su Cristo morto con la San Francesco, la Caterina e naturalmente la Vergine. Rientra nel 1608, rientra nella sua provincia veneta, ma prima di tornare in Italia certamente esegue questo, che è forse il quadro più appassionante, più curioso, più stimolante della sua intera produzione. È emerso una decina di anni fa, forse poco più, e questo ha anche la firma del pittore. Ma per dimostrare come pochi anni fa il pittore non fosse assolutamente conosciuto, noi vedremo fra un po' uno dei quadri più belli suoi, firmato. Beh, l'hanno preso per un Piazza dei pittori di Lodi. Cioè, pur essendo firmato, hanno sbagliato l'attribuzione quando l'hanno messo in vendita all'asta. L'hanno preso per un altro Piazza, per Callisto Piazza, anziché Paolo Piazza, con una differenza di cronologica sostanziale. Quindi il grado di conoscenza era talmente basso che anche i quadri firmati non venivano riconosciuti. Questo invece è stato subito riconosciuto, c'è la firma Piazza, ma Marco Tanzi ha fatto un bel articolo su Prospettiva appena è emerso questo bambinello pieno di simboli, un Gesù bambino che porta il giogo sulla spalle. Lo porta con molta disinvoltura, non gli pesa, e infatti c'è scritto Suave Est. Questo giogo è leggero, soave. E poi, vedete in basso, una sorta di mughetti, quasi un tappeto di mughetti, i fiori, i mughetti stanno per Salus Mundi, cioè il ruolo del Salvatore, e poi la frase dal Cantico dei Cantici, un altro brano qui sotto che è quello degli San Giovanni, anzi c'è un... interessante anche leggere alcune scritte. Suave Est l'abbiamo visto, poi sul cartiglio Ecce tu pulcher es dilecte mi et decorus, e poi sotto sul plinto Ego dilecto meo et dilectus meus mii qui pascitur inter lilia i gigli. E questo dal Cantico dei Cantici. Insomma, sono tutte espressioni latine che stanno certo a indicare un soggetto forse più autentico, che è quello dell'obbedienza,
cioè che si porta il giogo, e questo può essere l'obbedienza, anche la stessa obbedienza del frate Cappuccino che ha sottoscritto i voti, cioè di castità, di obbedienza, di povertà, oppure è il ruolo di Cristo che riscatta l'umanità e poggia con molta disinvoltura il gomito sul mappamondo. Interessante anche questo dettaglio, una mosca, qui c'è un altro cartiglio con grande effetto di trompe l'œil, con l'ombra che viene buttata ed è incollata sul fondo, e poi bisogna dire che c'è questa apertura del paesaggio del fondo. Ecco, qui possiamo vedere alcuni dettagli, perché è un quadro questo eseguito con grande finezza. Il nostro pittore è capace di cose sublimi, di cose molto strapazzate. Addirittura, vedremo più avanti, c'è un quadro dove scrive in latino di averlo eseguito nell'arco di 14 ore. E non è un quadro piccolo, è una parete ad altare. Però è chiaro che poi è fatto con molta disinvoltura, ma non sempre la qualità è in rapporto alla durata di esecuzione di quadri. Ci sono certi abbozzi che sono più belli dei quadri finiti. Insomma, qui invece il pittore si ferma come su una miniatura con grande lentezza e con grande precisione, anche perché c'è un valore simbolico fondamentale, anche quella benda ombelicale che gira attorno alla figura di Cristo. E poi qui vedete il dettaglio della mosca, e poi tutte le capitali dell'Europa, che sono poi città che il nostro pittore in qualche modo ha conosciuto. E poi l'apertura del paesaggio di fondo, dove è chiaro vedere il molo, una città, una sorta di acropoli, di edifici che sorgono, che si vedono sul fondo, ma qui si nasconde qualcosa. Forse qualcuno se ne è già reso conto, se poi ha già conosce il quadro, sa che qui si nasconde qualcosa, proprio vicino alla firma, perché se noi giriamo il quadro e osserviamo attentamente questo paesaggio, questo promontorio, insomma il collegamento in questa sorta di penisola dentro l'acqua, ma se noi giriamo il quadro di 90 gradi, noi vediamo come il paesaggio si trasforma esattamente in una forma, in una testa, con la barba, il profilo del naso, l'occhio, questo, l'orecchio, e insomma il cespuglio si trasformano in capelli e in barba. Insomma, qui il nostro pittore sta scherzando, come in effetti se erano soliti fare a Praga, perché questa mescolanza tra gli oggetti naturali e la figura umana, un po' come Circe che trasforma gli uomini in animali, e nello stesso modo c'è una forza di animismo per cui gli oggetti naturali possono formare anche la figura umana. Insomma, è evidente che ha visto le cose di Arcimboldo. Non per nulla Arcimboldo negli anni 60 esegue questi quadri alla corte di Rodolfo II. Dopo essere stato a Vienna va a lungo nella corte di Rodolfo II e interpreta in modo straordinario la sensibilità allucinata, astrale della corte di Rodolfo II. E allora qui è molto evidente, in questo girando il quadro, perché è qui che si nasconde anche la firma del pittore, ed è certo che il rapporto è evidente, è inevitabile. Non è escluso che sia anche l'autoritratto del pittore in questo caso, la barbetta da cappuccino, questo che sembrerebbe essere quasi un cappuccio, insomma, allora in quel caso potrebbe essere la sua obbedienza, ma è chiaro che il quadro non era destinato a Paolo Piazza, era destinato a un committente di grande prestigio, ma non sappiamo chi sia. Come torni da questo giro nel Mitteleuropa è evidente in un quadro come questo, del 1608, che si trova a San Sepolcro. Non sembra che abbia raggiunto San Sepolcro, lo manda da Venezia, dove risiede al rientro dal giro di Praga, delle altre città fino all'Austria. Ed è molto evidente che questa è una persona molto bizzarra. Se si pensa che nel 1608 è morto Agostino Carracci, stava ormai nei suoi ultimi giorni Annibale Carracci e anche Caravaggio, questo è un pittore che ha ignorato totalmente, non è per nulla interessato a quel genere di pittura. Ciò che interessa a lui intanto è l'identificazione iconografica di decine e decine di santi, tutti perfettamente riconoscibili. La figura di
San Girolamo, anche questo appunto penitente anacoreta, ed ecco gli altri padri della Chiesa, San Michele Arcangelo naturalmente in primo piano che sconfigge il demonio, e qui è la fede cattolica contro l'eresia, il bene contro il male, la luce contro il buio, è sotto, è una sorta di inferno perché tutti questi edifici sono come infuocati in un controluce rosso di un incendio che si sviluppi alle spalle, e poi sopra le figure che volano, e qui sono gli ordini mendicanti, in primo luogo è l'estasi di San Francesco, che curiosamente viene sollevato da tanti angiolini, sembrano quasi delle libellule, delle api, insomma, ha degli aspetti molto curiosi e singolari questo pittore, anche sorridenti per certi aspetti, però non mancano i dettagli, ecco qui San Michele Arcangelo molto evidente, ma tutta la linea spezzata del disegno, ormai certi caratteri consueti che cominciamo a riconoscere, ma qui dietro si vede Santa Lucia, Santa Cecilia che sta suonando l'organo, insomma questa è Santa Caterina da Siena con la corona. C'è stato uno studio recente che ha cercato di individuare tutte queste decine di santi, perché questa era l'intenzione apologetica, di insegnamento, di comunicazione, ed è un quadro che si trova in fondo a questa piccola chiesa cappuccina di San Sepolcro. Ma sono quadri che sono di sostegno alle predicazioni, perché ciò che era importante nel tempo era la predica, e queste erano visualizzazioni o attraverso il quadro si poteva continuare a predicare, perché lo strumento principe dell'ordine cappuccino in quel tempo è proprio la predicazione. Bisognerebbe ricordare anche questi personaggi, come era Lorenzo da Brindisi, ma ci sono poi dei predicatori che passano la vita contesi come i pittori, da un principe, da un arcivescovo, da un cardinale, dal papa, e vengono, come dire, scritturati con un forte anticipo, perché riempivano le piazze. E quadri come questi sembrano essere di supporto, ed era così comune, quasi un luogo comune, quello che dei predicatori cappuccini, che chi legge la vita dei Carracci in Carlo Cesare Malvasia, quel libro del 1678, incontra a un certo punto questa vignetta, una vignetta molto divertente e curiosa, dove hanno il loro ruolo anche i predicatori cappuccini. Venivano chiamati enimmi o divinarelli pittorici, sono delle sorte di indovinelli. Cioè, con tre righe si voleva comunicare qualcosa che doveva anche suscitare quasi il riso, il sorriso quantomeno. E Malvasia li definisce, in poche linee o segni, gran cosa racchiudevano e rivelavano. Ad esempio, questo di sinistra, che è composto da una breve linea orizzontale, un semicerchio e un triangolino, sottoposto ad altri, forse qualcuno avrà capito cosa intendeva il pittore, e sarebbe un muratore. Dalla parte di là d'un muro, che riboccando o stabilendo sopravanza quello con la sommità della testa e della cazzuola. Cioè un muro davanti a noi e dietro spunta parte della testa del muratore e la punta della cazzuola. Quest'altro forse è più facile. È un cavaliere, lancia in resta, che dietro lo stesso muro sbuca. E dice infatti, un cavaliere al di là della lizza correa con lancia in resta. Quest'ultimo a destra, anche qui forse pensandoci qualcosa viene in mente, un cieco appoggiato per di là di una cantonata di un muro, scoprendone solo noi, dalla parte nostra, il bossolo per le elemosine e il bastone. Ma lui è dietro l'angolo, quindi la linea dell'angolo dell'edificio, e sbuca soltanto il bastone. Quello che ci resta è questo, e che è il nostro cappuccino. Un pulpito, ove fatta un cappuccino la prima parte della predica, si era chinato a prender fiato per la seconda. Perché in effetti queste prediche erano lunghissime ed erano dei veri autentici spettacoli. C'è un predicatore di enorme successo, questo Girolamo Mautini da Narni, ma tanto severo da subire
delle censure per un'eccessiva severità. Quando diventa provinciale della provincia dell'Umbria, dopo un po' viene processato per la sua severità nei confronti dei confratelli, viene sospeso dall'incarico e per 3 anni viene stromesso, cioè non può avere rincarichi di quella natura. Ed era uno dei predicatori più appassionati, avrà un grande successo, poi diventerà anzi il capo dell'ordine dei Cappuccini, verrà chiamato da Paolo V come predicatore apostolico al Vaticano e sarà così severo, che dice un cronista del tempo, quando questa tromba potente della parola divina risonava dal pulpito, si vedevano i cardinali tremare. Perché non faceva concessione neanche ai cardinali, e quindi condannava i vizi e attaccava direttamente a Roma i vizi della corte pontificia, avendo anche dalla sua parte non solo quel Paolo V Borghese, che chiamerà poi Paolo Piazza a decorare il suo palazzo, ma anche più avanti Gregorio XV, Papa Ludovisi, quello che chiama Guercino a Roma tra il 1621 e il 23, è un alto protettore. E le sue prediche hanno un enorme successo e verranno anche stampate in seguito, ed è attraverso questa lettura che noi riusciamo a vedere quasi delle descrizioni dei quadri di Paolo Piazza. E questo è ad esempio la sua capacità di eseguire con grande rapidità un quadro, e qui si legge in basso a sinistra: Piazza Cappuccinus Pinxit in spacio 14 orarum. In 14 ore lui ha eseguito questo quadro, che non è di piccolo formato e si trova a Verbania, perché si possono trovare quadri suoi in tutte le parti, anche in Sicilia sono stati trovati recentemente senza che lui abbia messo piede. Essendo il pittore ufficiale dell'ordine, raggiunge in alcuni casi le sedi, in altri invece sono tele che vengono arrotolate, spedite, e hanno una ramificazione, un contatto diretto con i vari insediamenti dell'ordine. Quando rientra in Italia, prima di passare per Rimini, soggiorni brevi ma di grande interesse in Emilia. Innanzitutto a Reggio Emilia. Reggio Emilia c'era un vescovo, Claudio Rangoni, un nobile modenese. C'è anche un omonimo, Claudio Rangoni, nello stesso tempo che è vescovo di Piacenza, ma questo è il vescovo di Reggio Emilia, che era stato ambasciatore, era stato mandato dal Papa per 7 anni in Polonia, e lì si era entusiasmato per le reliquie dei santi polacchi, soprattutto poi con la beatificazione, con la canonizzazione di San Giacinto da parte di Clemente VIII, torna a Reggio Emilia con le reliquie e decide di allestire una cappella di famiglia nel Duomo e la fa decorare interamente da Paolo Piazza. Non si sa come si siano incontrati, ma non è escluso che in questi viaggi europei di entrambi ci sia stato un qualche incontro tra la Germania, l'Austria e la Boemia, in queste spedizioni diplomatiche come ambasciatore pontificio del vescovo di Reggio Emilia, che lo chiama. Ma purtroppo la decorazione di quella cappella è andata tutta persa nella metà del Settecento con i rifacimenti. Erano quadri ed erano anche pitture murali ad olio su muro di grande effetto, ma si sa, di breve durato, perlomeno molto fragili, che non riescono a conservarsi facilmente nel tempo. Nello stesso tempo però il pittore esegue qualcosa anche per i Cappuccini di Reggio Emilia, e queste sono due tele che sembrerebbero quasi sportelle d'organo, in realtà dividevano la parte del presbiterio dal coro dei Cappuccini, e si trovano tuttora nella chiesa dei Cappuccini di Reggio Emilia. Nel Duomo un quadro come questo, la grandezza della figura, grandezza naturale, ma anche questa strana, un quadro così in una strana singolarità. La figura è tutta sbuttata in primo piano, in una posizione del tutto scomposta, le gambe così scoperte con i ginocchia nodose in primo piano, in questo strano incastro tra la figura e la croce ingombrante, ma ciò che è importante è quella scritta Salve Crux, insomma Suscipe Discipulum Eius, cioè è Sant'Andrea ed è la croce che viene invitata ad accogliere il discepolo di Cristo, e quindi è lo strumento della passione, infatti messo a X, come si sa, la croce di Sant'Andrea. Non c'è profondità, c'è semplicemente una parte scura e una parte chiara. È
un quadro bidimensionale, la figura non ha peso, è compressa ed è del tutto innaturale in una posizione assolutamente eccentrica. Questo dipende dal fatto che il quadro intanto stava nella cripta e non aveva possibilità di sviluppo, ma il pittore comunque avrebbe sempre accentuato questa sua bizzarria eccentrica. Ed è la stessa cosa che si potrebbe confrontare in questi due quadri. A sinistra è Palma il giovane, nel Duomo di Reggio Emilia, quindi probabilmente l'ha visto. L'altro è invece quel quadro che è apparso sul mercato con la firma Piazza, ma che fu dato a Callisto Piazza, fu dato ad altri pittori. Poi è ritornato una seconda volta sul mercato e allora hanno capito che era veramente uno dei quadri più affascinanti, ma anche più curiosi, anche per questo effetto quasi di fantasmi. La luce dal basso dà un effetto fantasmatico, insomma, alla stessa rappresentazione. Dall'altra parte invece c'è uno spazio che si snoda, una sensibilità più umana, più vera, autentica, là invece un clima più allucinato. E poi c'è l'episodio di Parma. Questo è come traspone a Parma e passa esperienze analoghe a quelle di Praga, perché Paolo Piazza qui ha un incontro con il duca di Parma, altrettanto folle si potrebbe dire, se non di più, di Rodolfo II, ed è Ranuccio I Farnese che anche lui in preda a magie, a superstizioni, a sorta di feticismi, a un culto spropositato nei confronti di una quantità di reliquie, convinto che queste possano risolvere i problemi della vita, ma soprattutto teme il malocchio, teme gli incantesimi e compie follie nella sua vita. Ad esempio era in attesa di spasmodica di avere un erede, un figlio maschio, e sposa la nipote di Clemente VIII dodicenne. E si può immaginare la sequenza di gravidanze interrotte, di aborti, finché in tutta questa logica nasce finalmente un figlio. C'è bisogno di dire che nella mentalità magica, in questo universo magico del tempo, le figure dei pittori cappuccini o comunque dei pittori religiosi hanno un ruolo e un significato, un valore particolare, perché si è convinti che le immagini hanno un potere magico in qualche modo e che non è semplicemente il contenuto sacro che può produrre un avvenimento prodigioso, ma è anche il modo e la sensibilità con la quale questi vengono eseguiti. E quindi avere l'immagine eseguita da un frate, da un religioso, queste immagini sono certamente taumaturgiche, hanno un potere taumaturgico superiore. Perché, un po' come i predicatori cappuccini, la loro fortuna non era semplicemente nell'arte oratoria, negli artifici retorici, era che i cappuccini non avevano compenso. Il predicatore cappuccino non riceveva gli lauti compensi di altri ricercati predicatori. L'ordine li mandava a titolo assolutamente gratuito. Prima di salire sul pulpito digiunavano, meditavano a lungo, subivano penitenze e poi salivano sul pulpito e trascinavano la folla. Ci sono delle descrizioni proprio a Parma. C'è una descrizione che impressiona per la forza travolgente della predicazione cappuccina. Siamo nel 1625, 10-15 anni dopo la presenza di Paolo Piazza. Ed è Claudio Achillini che scrive una lettera da Parma e dice: «Abbiamo qui in Parma un reverendo padre cappuccino, il più grande apostolo che nel corso di mia vita abbia mai udito. Il punto sta che egli predica Cristo crocifisso con tanta energia e con tanta pietà, et riprende con tanto ardire e con tanta forza, et sempre tra fulmini delle minacce fa balenare le speranze della misericordia e della salute, a ciò il peccatore non resti ostinato e disperato nella sua perdizione. Egli è così macilento, sconfitto et sepolto entro ai panni, che appena si vede. Anzi, altro non si vede né si ode che una lana
una lana agitata che sgrida, un mantello vocale, un cappuccio che atterrisce, un fuoco che scintilla fuori dalla cenere, una nuvola bigia che tuona spavento, una penitenza spirante, un sacco di querele che si rovescia addosso al peccatore. Oddio, quanto è vero che questo è il modo di predicare. Questa è l'attestazione del 1625. Il pittore deve tradurre visivamente i contenuti di queste predicazioni. E Paolo Piazza viene chiamato da Ranuccio I Farnese. Appena termina il suo impegno nel Duomo di Reggio Emilia, nel frattempo è conteso anche da Vincenzo Gonzaga, il duca di Mantova, nemico di Ranuccio. E c'è una competizione tra i due per ottenere, chi dei due riesce ad ottenere il pennello prodigioso, religioso, di Paolo Piazza. Vince Ranuccio Farnese, c'è una lettera di Vincenzo Gonzaga al Cardinal Montalto, che è il cardinale protettore dei Cappuccini, ma è Ranuccio Farnese che riesce ad ottenere per una cappella piccola, avvolta nella penombra quasi claustrofobica, che è nel cosiddetto palazzetto Eucherio San Vitale, in realtà era il palazzo dei Farnese, nel giardino, vicino al palazzo del giardino a Parma, c'è questa cappella tutta decorata ad olio su muro, rovinatissima, e che presenta questi soggetti, cioè quelli della nascita, della vita della Vergine con la nascita del bambino, insomma quei temi che tornavano funzionali a Ranuccio Farnese per la nascita di questo erede, che in effetti quando Paolo Piazza raggiunge Parma per fare questa decorazione era nato un bimbo finalmente, ma ci si rende conto dopo pochi mesi che l'epilessia nasce sordomuto e non potrà certo succedere a Ranuccio Farnese. Ed è il momento tragico della storia di Parma, perché un po' anche a sua volta la mania di persecuzione, questo temperamento malinconico, come si diceva allora, in preda quindi alle magie, alle superstizioni, alle credenze magiche, si convince, non si sa quanto davvero ne fosse convinto e quanto l'avesse provocato, di essere oggetto di una congiura da parte dei feudatari del ducato, e c'è quel terribile processo che porta all'esecuzione capitale in piazza del Duomo a Parma dell'alta nobiltà farnesiana, dai San Vitale ai San Severino. Perdono tutte le teste questi signori e il duca acquisisce anche i loro feudi, i loro beni. In questo momento tragico è presente Paolo Piazza. È uscito ultimamente un libro di uno storico, ma anche un archivista, che poi mi ha segnalato che in un interrogatorio di un soldato a Parma questo invoca l'intervento e la protezione di Paolo Piazza, che era un soldato di Castelfranco, evidentemente conosceva, forse era anche un parente, e nell'interrogatorio, nei supplizi, nelle torture, perché non erano semplicemente degli interrogatori, ma erano le macchine che stiracchiavano gli arti, venivano appesi, sono impressionanti queste descrizioni, ma c'è la registrazione, c'è la trascrizione di tutto l'interrogatorio, e più volte questo soldato, che poi si rivela una sorta di delinquente, ma forse era abbastanza comune all'epoca, in certi giorni erano poi soldati di ventura, quindi disposti a tutto quando erano pagati, o se no se la cavavano diversamente quando non avevano lavoro, e questo più volte supplica l'intervento di Paolo Piazza per poter sottrarsi all'intervento, non ci sarà, e questo troverà morte in carcere questo soldato. Ma sono veramente momenti tragici della vita del ducato farnesiano, e con questa pittura su muro rovinatissima, voi lo vedete dopo un restauro, ma quelle lacune sono vecchie cadute, anzi si era dimenticati totalmente che Paolo Piazza avesse eseguito, sono stati Cirillo e Godi una ventina di anni fa ormai a capire che questi erano dei capolavori di Paolo Piazza con la cultura rudolfina, quando rientra in Italia ed è al servizio per un anno neanche di Ranuccio Farnese. La bizzarria, basta vedere questa visitazione, il ponte quasi sul vuoto sul quale avviene l'incontro tra la Madonna
e Santa Elisabetta. E poi, come sempre, questi colori freddi, aciduli, della gamma cromatica del nostro pittore. Poi con prospettive, scenografie, ma immaginatelo in un ambiente cupo, piccolissimo, dove il duca poteva ritirarsi nei suoi riti più magici che religiosi. Certo, c'è una bravura notevole, ogni oggetto è sempre capzioso nel disegno, prezioso nei materiali, e poi c'è questa finzione prospettica dell'apertura del il putto che vola in parte all'interno, in parte all'esterno, insomma quel trompe l'œil che è proprio della tradizione cinquecentesca del manierismo, ma chissà che non abbia visto anche Correggio in certi dettagli, ma non certo nello stile, anzi del tutto lontano. Alcuni dettagli di questa decorazione per lo più persa, queste sono le poche cose che sopravvivono. Questo che si trova a Napoli era una porticina all'interno di quella cappellina segreta, possiamo dire, dove soltanto il duca Ranuccio entrava. E poi grandi quadri dove di nuovo i temi dei novissimi, morte, giudizio, inferno e paradiso, sono questi i temi di battaglia, possiamo dire, di propaganda cattolica, di riconquista cattolica, che poi erano presenti anche in Italia, perché bisogna ricordare che quando Paolo Piazza rientra nel Veneto, dai paesi protestanti, trova la città di Venezia che si è appena liberata dall'interdetto. Paolo V scompare in una città come Venezia, che certo non riconosce l'autorità del Papa per quel momento e riceve appunto l'interdetto. Del resto Paolo Sarpi era in quegli anni proprio a Venezia, e anche il Doge forse non era molto diverso quanto ad avversione nei confronti del papato dei protestanti di Praga. E queste sono grandi tele che sono state ritrovate recentemente, identificate non molti anni fa a Napoli, ma fanno parte del fondo farnesiano che poco verso la metà del Settecento viene trasferito a Napoli, ma si trovavano queste nella cappella di Ranuccio Farnese, probabilmente dentro la Pilotta. A Parma esegue, sono verso la fine, perché però è interessante che vedere l'intreccio dell'artista sia come pittore dell'ordine, pittore dei principi, che questo rientra in un rapporto diplomatico che l'ordine cappuccino ha con i governanti, perché si vedrà che in certi luoghi i pittori appartengono all'ordine, ma lavorano per i principi, sono come delle pedine in questo gioco di questa strategia diplomatica di rapporto che l'ordine religioso, attraverso anche il cardinale protettore, ma lo stesso generale dell'ordine, ha con i vari principi, ai servizi del quale pone i propri pittori. Però quando è a Parma sappiamo soltanto di quest'unico quadro che viene realizzato per il convento cappuccino, non per Parma ma per Piacenza. È un quadro molto curioso, un quadro che sta nel refettorio del convento di Piacenza, ma molto compresso e slungato in orizzontale, come spesso è del resto i quadri dei refettori, ma la stranezza è che tutti questi apostoli sono inginocchiati, e questa infilata di piedi di cui si vedono le piante, molto strano e molto stravagante e curioso. E anche qui tutti gli oggetti di natura morta, dai limoni ai gatti che osservano, i cani sempre acciambellati che si vedono in fondo, e poi questo volo molto curioso di testoline, di cherubini con le alucce e la loro ombra che li raddoppia sulla parete di fondo. Insomma, davvero c'è qualcosa quasi di ironico, di divertito e di scherzoso in questa rappresentazioni, ma così era anche il personaggio, non era soltanto un pittore da controriforma, aveva anche le sue battute, anzi tutte le biografie ricordano questa sua curiosità di aver firmato un quadro, non so se questo o se un altro, con una serie di P, tutte puntate. Era in un convento, proprio in un refettorio, e a un certo punto gli chiesero quale ragione, P. E precisò che era Paolo Piazza
spinse per poca pietanza, perché ne era stato trattato poco bene. Poi ce n'erano altre due, così dice l'aneddoto, che gli hanno fatto cancellare, perché aggiungeva porco priore. Quindi, insomma, il pittore ha effettivamente questa bizzarria, vero o non vero questo? No, ci sono dei quadri firmati davvero tutti i P, poi ognuno li interpreta come meglio preferisce, però è vero che c'è anche una vena ironica, divertita, che non è soltanto in Paolo Piazza, è un po' nella pittura dei Cappuccini. E poi invece quadri di questa grande eleganza, perché questo quadro si trova a Via Dana, basta dare un'occhiata alla composizione, i suoi quadri sono quasi sempre bidimensionali, rifiuta la profondità, sono come dei cartelloni delle sagome, e in questo caso in primo piano la santa elegantissima inginocchiata, e tutto parte come una sorta di nastro che si snoda e si svolge salendo e andando verso l'alto più che in profondità, e quindi dopo arriva Sant'Agnese, e Sant'Agnese che si collega con il bambino e infine con la Madonna, è una sorta di serpentina di un nastro che si svolge leggero, assolutamente senza peso, come sono tutte queste figure, ma di grande eleganza e di grande raffinatezza, con certi dettagli curiosi e divertenti, di nuovo come la pecorina vista di spalle e il bambino che sale a cavalcioni di Santa, accarezza teneramente il volto di Sant'Agnese e con la gambina si appoggia sul suo braccio, va come a cavalcioni. Separato invece è San Francesco, e qui invece la sobrietà, la povertà del frate, che tiene gli elementi poi delle prediche, cioè abbraccia la croce, per terra il libro e il teschio, la penitenza, ma anche il lusso elegante delle corti che aveva frequentato. E poi finalmente raggiunge Roma. E raggiunge Roma probabilmente passando per Rimini, anche se il quadro, come si diceva, era stato spedito da Parma. Del resto non avrebbe potuto avere il tempo, per quanto abbiamo visto, faceva quadri in 14 ore, ma il quadro raffinatissimo, molto curato e di grandi dimensioni come quello lasciato a Rimini, certamente l'aveva eseguito a Parma e poi o l'avrà portato o spedito, o magari era già arrivato e lo raggiunge, lo rivede lungo l'itinerario verso Roma. Perché a quel punto, mentre Ranuccio Farnese fa di tutto per trattenere il pittore ed impedire che il duca di Vincenzo Gonzaga, il duca di Mantova glielo sottragga, e Gonzaga non era l'unico a volerlo nel ducato mantovano, perché chiedeva il trasferimento del pittore a Mantova perché facesse un quadro a Goito nella chiesa dei Cappuccini. Ed era stato lo stesso Vincenzo Gonzaga e il vescovo di Mantova, cioè Francesco Gonzaga, a fondare, che era un francescano, Francesco Gonzaga, a fondare il monastero dei Cappuccini, ed entrambi sostengono che è bene che sia la mano religiosa di un frate, cappuccino, ad eseguire un quadro per quel nuovo convento. Ranuccio Farnese riesce a trattenere il più possibile, con tutte le sue possibili influenze, presso la corte pontificia, ma soprattutto presso il generale dell'ordine, finché non arriva una lettera che lo spiazza. Ed è la lettera dello stesso Papa che lo vuole a Roma per decorare il suo palazzo. Riesce a temporeggiare a lungo, cioè, si capisce dai documenti che c'è una sorta di accordo tra il pittore e il duca di Parma. Addirittura certe semplicità, certe obiezioni che comunque servono per temporeggiare. Risponde dicendo che non ha un confratello, perché di volta in volta il pittore viene affiancato da qualche fraticello quando si deve spostare, ma non ha nessuno che sia sempre con lui tanto da imporgli di raggiungere Roma. Lo chiede con chi deve fare il viaggio a Roma. Insomma, si capisce che sono solo dei pretesti orchestrati soprattutto da Ranuccio Farnese per trattenerlo il più possibile a lungo, anche perché finisca forse le cose che aveva avviato. Insomma, verso ottobre-novembre del 1611 il pittore ha finito
i suoi quadri, le sue cose più importanti a Parma, compie il viaggio, raggiunge Rimini, si ferma probabilmente nelle Marche perché a Cagli fa un quadro che è esattamente di quell'anno, quindi probabilmente lo esegue velocemente lungo il viaggio, per Natale, per la fine del 1611 raggiunge Roma e da Roma manda una lettera a Ranuccio Farnese ringraziandolo per il soggiorno lungo poco più di un anno che aveva avuto a Parma, così come Ranuccio Farnese gli ha fatto un attestato non soltanto per la qualità della sua pittura ma anche per la moralità dei suoi costumi religiosi, e scrive da Roma dicendo che è passato sotto la protezione del cardinale Odoardo Farnese, cioè il fratello di Ranuccio Farnese, ed è il grande protettore, diciamo così, di Annibale Carracci, insomma, che fa tutta la decorazione di Palazzo Farnese. In quel momento passa poi al servizio di Paolo V e decora con scene di storia romana, dal Ratto delle Sabine, non più religiosi, nel palazzo personale del pontefice. Dettagli come questi sono ciò che sopravvive di queste pitture murali eseguite ad olio su muro. Era un po' un vizio del tempo, ma evidentemente dava dei risultati di brillantezza, di contrasto di luce, perché era come dipingere ad olio su tela, sostanzialmente, ma su un supporto murale. Ma già Giovanni Baglione, verso la metà del Seicento, dice che sì, erano quadri di pitture di grande effetto, ma di brevissima durata, e noi ne abbiamo viste dei lacerti, ma altre sono totalmente perse. E bisogna vedere anche certe impaginazioni coraggiose di Paolo Piazza in questi soggetti, sempre di controluce, come se abbiamo visto anche nei dipinti ad olio su tela, nelle grandi pale d'altare. E poi di nuovo l'esibizione di quella ricchezza delle corti con coralli, con oggetti di lusso, catene, medaglie, insomma abiti lussuosi, quelle cose che venivano raccolte, che facevano davano piacere a quel Rodolfo II in quelle Wunderkammer, cioè in quella capacità anche di trasformare gli elementi naturali in opere d'arte, per cui la ceramica che era tanto amata in realtà veniva formata dal fango, la capacità di trasmutare le materie e utilizzare cose di nessun valore e dargli invece nobiltà, una sorta di gara tra l'abilità dell'artista ma anche le stranezze delle rarità della natura, per cui si vedeva in un marmo tagliato, si vedeva le figure, oppure diventava la base per un paesaggio. Insomma, questa singolarità di trasmutazione delle materie rendono vivace questo soggetto della regina di Saba con i suoi regali di corte davanti. Ecco, un sacco di monete, tutti i monili, medaglie, basta vedere anche la bizzarria del copricapo e della corona che è in testa alla regina di Saba davanti a Salomone. Esegue a Roma anche quadri come questo, che sta nella chiesa di Santa Maria in Trivio, con il martirio di San Cleto, e poi un altro quadro che sta in Santa Maria in Aquiro. Ed è la Roma ormai degli anni caravaggeschi, perché questo siamo poco dopo il 1611, resterà ancora alcuni anni a Roma per poi rientrare a Venezia e concludere la sua vita nel 1620, dipingendo ancora per Venezia. Ma c'è un quadro appunto tra i più famosi e più rappresentativi, quasi emblematici della sua attività, cioè questo, che è il Cristo deposto con un angelo e San Francesco. Si trova nel Palazzo dei Conservatori in Campidoglio. È una grande lavagna, quindi il fondo nero è il fondo del supporto. Il contrasto di luce in una città caravaggesca come è Roma non ha in realtà un vero sapore caravaggesco, sembra quasi dominare più un modello di Bassano, cioè il suo modello veneto, che non quello romano. È chiaro che insomma le cose le ha viste e qualche traccia deve restare, ma l'idea, l'invenzione, il modo di presentare il notturno è quasi più bassanesco che non romano. Ma è interessante questo quadro, che poi è stato replicato, inciso, e che dà un po' l'immagine della spiritualità, del misticismo, di certa pittura del frate cappuccino.
anche il soggetto, cioè Cristo morto, disteso, ma non sul sepolcro, sulla croce. C'è una croce, un lenzuolo disteso sulla croce e qui viene adagiato ed è oggetto di una meditazione notturna. Ma qui davvero torniamo al tema delle predicazioni cappuccine. E quel Girolamo Mautini da Narni, che dicevo quel severissimo superiore dell'ordine cappuccino, che era stato destituito dall'incarico appunto per quella severità e che aveva scalato tutti gli incarichi possibili all'interno dell'ordine, non solo all'interno dell'ordine, con l'appoggio di Paolo V e poi anche successivamente, tiene una predica il 16 marzo 1609, 2 anni prima, ma questa era poi la sensibilità della spiritualità cappuccina, tiene una predica nella chiesa del Gesù, dei Gesuiti, a Roma, che è stata pubblicata poi nel 1632, e dice: Cristo vuole eleggere un luogo alto, vuole eleggere il Monte Calvario. La sua tavola o mensa sarà il legno della croce. Ci spiegherà sopra la tovaglia della sua umanità. Ci metterà sopra per cibo il suo sacratissimo corpo. Sono testi mistici questi. La bevanda sarà il suo preziosissimo sangue. I bicchieri, le tazze e le sottocoppe saranno le sue profondissime piaghe. I coltelli e le forcine saranno lancia e chiodi. È una meditazione su Cristo morto, deposto, come qui nella nostra immagine. La sua tavola mensa sarà il legno della croce. Ci spiegherà sopra la tovaglia, cioè un telo, e poi la tovaglia della sua umanità, cioè lo stesso Cristo che si distende morto di nuovo sulla croce. Ci metterà sopra per cibo il suo sacratissimo corpo, la bevanda sarà il suo preziosissimo sangue, sono immagini di estremo misticismo. Del resto queste predicazioni erano fondamentali come pubblicità, come affermazione dell'ordine cappuccino e anche per sensibilizzare un pubblico che partecipava numerosissimo. Le piazze davvero si riempivano, anche perché questi cappuccini erano spesso quasi degli attori, degli istrioni. E Girolamo Mautini, che doveva istruire anche i suoi confratelli, un po' suggerisce anche delle tecniche della predicazione, con una certa moderazione. Ad esempio dice, nell'atto di riprendere, cioè di rimproverare, fa grande effetto alzare alle volte la voce più del solito, anzi mettervi tutta la voce, che così si penetrano i cuori. E nel riprendere e alzare la voce, sempre è bene accostarsi al crocifisso, abbracciando, toccandoli le piaghe. Ed in occasioni importanti, come di convertir meretrici, di rappacificare i nemici e altri simili, è bene levare il Cristo dal suo luogo ed in tutte le riprensioni tenerlo in mano e dimostrarlo. Aggiungeva, non si faccia dimostrazione nella predica del giudizio, cioè quei quadri che noi abbiamo visto, il giudizio universale, la morte, il paradiso e l'inferno, i novissimi per intenderci, non si faccia dimostrazione nella predica del giudizio con suoni o trombe, evidentemente si usava anche questo, perché rare volte riescono bene. Potrà bene, chi non ha voce così pietosa nella passione, mostrare qualche crocifisso, le cui mani e piedi si possano piegare perché nello schiodare con questi movimenti commuove assai. Cioè erano crocifissi che erano smontati, tolti e rimessi in croce, un po' come le nostre immagini. E questo soleva usare un predicatore dei nostri primi e faceva cose stupende. Ma tali cose, non facendosi più che bene, è meglio lasciarle stare. A ciò non si facci piuttosto ridere. Anche lì occorreva dell'arte nel predicare. Ho finito nel proiettare Paolo Piazza, però c'è una continuità nell'ordine cappuccino, perché se il Ranuccio Farnese non ottiene che Paolo Piazza, per quanto sia ancora desiderato, ritorni alla corte di Parma, e sono... ci sono notevoli pressioni perché questo avvenga,
succederà al Ranuccio Farnese, abbandonerà a un certo punto, capisce che non può più avere Paolo Piazza e prende un nuovo pittore cappuccino, farà semplice da Verona. La pittura cambia totalmente, si rinnova, non sarà più il tardo manierismo, il manierismo estremo della cultura rudolfina, ma sarà invece la pittura nuova dei Carracci, sarà una pittura invece seicentesca, con quadri come questo è un quadro che è agli Uffizi, ma viene mandato dalla corte di Mantova, perché la moglie del duca di Mantova è una Medici, e manda questo con San Giovanni a sinistra, che è il patrono della città di Firenze, e questo sta ora a Bologna, Museo dei Cappuccini, ma è un quadro per Fontevivo, dove c'è un grande convento cappuccino, voluto da Ranuccio Farnese e riempito di ricchezza, tal punto da mettere in imbarazzo quel sentimento necessario di povertà dell'ordine cappuccino. E basterebbe utile proseguire, ma in un'altra occasione, perché ho parlato a sufficienza, come nel Settecento un altro grande artista, che è Fra Stefano da Carpi, altro cappuccino, molto si diverte dipingendo, insegnando, dimostrando con una grande modernità, perché prende vita questo gruppo plastico di una statua della Madonna con il bambino, e poi già lo si vede nel modo in cui si autoritrae in questo dipinto del Museo della Galleria Fontanesi di Reggio Emilia. È sempre il pittore che si presenta tre volte. Di schiena, perché sta dipingendo, questo è il suo autoritratto che ha dipinto nella tela, e di nuovo qui nello specchio dove guarda la propria immagine per poterla riprodurre sul dipinto. Ma è utile leggere anche qui la scritta, come tutti quei cartigli e quelle massime che accompagnavano i quadri di Paolo Piazza. E c'è scritto: io Stefano da Carpi, coi pennelli, qui pinsi me medesimo a chiaro e bruno, 82 contando gli anni miei, di 1791, ma ce n'è un'altra scritta, memento novissimorum, cioè anche qui di nuovo come Paolo Piazza il ricordo dei nuovissimi, la morte, e il pittore ha già raggiunto, ha già superato gli 80 anni, 82 anni, il teschio della morte in primo piano, ma il sorriso della tradizione cappuccina, un po' come le iscrizioni del nostro Paolo Piazza. Ringraziamo di cuore il professor Mazza per questa lezione sfolgorante, generosa anche in questo caso, davvero ricchissima e all'incontro fra storia dell'arte e pensiero. E volendo ricordarvi naturalmente l'appuntamento della prossima volta, venerdì 1 marzo, col professor Pier Giorgio Pasini, che ci illustrerà la figura di Giovanni Laurentini, detto Larrigoni, anche con strepitose novità. E ricordo anche questa cosa: il Comune in qualche maniera ci risponde, l'assessorato alla cultura nella persona di Massimo Pulini ha organizzato per il giorno dopo, il 2 marzo, una piccola mostra che si terrà il 3 marzo, domenica? Domenica mattina si inaugurerà una mostra con degli inediti della Rigoni appunto in Comune, quindi le due cose staranno insieme. Ricordo anche questo, sembro un po' il parroco che fa gli avvisi prima di dare la benedizione finale, ricordo anche che in questo periodo troverete poi gli avvisi di fuori, anche la biblioteca Gambalunga ha iniziato una serie di conferenze molto interessanti e vi chiedo perciò di prendere anche nota di questi incontri. Vi ringrazio cordialmente, naturalmente se qualcuno di voi ha dei quesiti da porre al professor Mazza, stavo per dire al professor Piazza, credo che sia più che disponibile. Mi manca la barba del cappuccino. E a presto, e grazie ancora di essere venuti così numerosi.